Buongiorno a tutti i nostri spettatori da Simply Beats, benvenuti alla nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi siamo con voi per parlare di Lending Solution insieme al fondatore e amministratore Salvatore Mafodda. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a te Paolo e buongiorno a tutti. Lending Solution è una realtà attiva dal 2010, si occupa di fornire servizi digitali alle imprese con un focus particolare sull'antifrode. E ha in cantiere molti progetti interessanti. E quello su cui ci concentreremo oggi è Lending Sales, che è il vostro CRM finanziario. Vorremmo, Sì. Salvatore, che ci raccontassi come prima cosa, quali sono le caratteristiche particolari di questo prodotto. Lending Sales nasce da una esperienza che abbiamo fatto su un progetto parallelo ai nostri prodotti che si chiamava Credito Pratico, un'esperienza che ci ha portato a maturare delle scelte che oggi proponiamo con Lending Sales, una piattaforma semplificata per la gestione della clientela e della rete vendita nella distribuzione di un prodotto finanziario. È un prodotto che nasce integrato alla nostra piattaforma unica attraverso la quale eroghiamo altri servizi, come tu accennavi, per il mondo dell'intermediazione finanziaria, servizi dedicati sempre alla gestione della clientela, con un focus importante sia sulla digitalizzazione che sulla sicurezza. Digitalizzazione perché siamo diventati registration authority per conto di diverse certification authority, quindi siamo in grado di identificare e integrare, processo di firma digitale e nella vendita, nella gestione del cliente dall'inizio alla fine, quindi da quando abbiamo il primo rapporto con la clientela, un contatto, un lead che viene da internet, a quando viene finalizzato il prestito con la conclusione, la firma del contratto. Sicurezza perché, come sempre, presidiamo degli aspetti di sicurezza legati principalmente all'identificazione, questo è focus che abbiamo avuto nei 12 anni, negli 11 anni di attività fino adesso, quindi il presidio della identificazione, ma anche sicurezza informatica, che è una connotazione che poi abbiamo assunto negli anni, grazie al fatto che appunto gestendo dati personali ci siamo preoccupati della introduzione di standard come quello della ISO 27001 o altri standard di sicurezza in azienda e quindi con una forte determinazione sulla sicurezza informatica abbiamo creato un gruppo di cyber security con il quale offriamo anche questi servizi adesso ai nostri clienti. Entrambi, diciamo, questi aspetti sono poi declinati nel progetto di cui parliamo oggi, quello di Lending Sales, quindi della gestione del rapporto del cliente, quindi non solo la identificazione o il presidio dell'identità, ma proprio la gestione del cliente, come dicevamo, da quando si ha un primo rapporto col cliente, quindi dalla gestione del lead, alla conclusione del contratto, quindi un processo totalmente integrato. Il punto di forza di questo progetto, Lending Sales, è la scalabilità del progetto, perché quello su cui volevo richiamare l'attenzione adesso non è il progetto nella sua interezza, di cui avremo anche modo di parlare in altre opportunità, ma del prodotto entry level di questo progetto, che è il prodotto Lending Sales Basic. Quali sono le caratteristiche della versione basic di Lending Sales e quali vantaggi può offrire ai potenziali clienti? Beh, Lending Sales Basic è un servizio, è un prodotto offerto per l'intermediario del credito, il professionista, anche singolo, che fondamentalmente gestisce l'attività quotidiana di raccolta, di vendita del prodotto finanziario. Quindi di fatto, se potessimo in qualche modo riassumere il concetto di Basic, Lending Sales Basic, io lo riassumerei con un'app. Perché appunto la principale declinazione di questo servizio è la nostra app dedicata sia Android che iOS al professionista del credito che è in tasca, quindi ha tutto quello che gli serve per gestire il rapporto col suo cliente o per gestire il suo portafoglio. Quindi diciamo che dall'app si può in maniera semplice gestire il processo di rinnovo, di rendicontazione del portafoglio, di alert sulle pratiche che bisogna rinnovare, nonché la gestione degli appuntamenti e delle telefonate. Salvatore, quindi è un prodotto decisamente innovativo rispetto a quelli che si trovano sul mercato? Ma guarda, l'innovazione di questo prodotto, è fondamentalmente basata sulla semplificazione di un processo gestito in maniera integrale dall'app.
L'ultima domanda che ti facciamo è di raccontarci sinteticamente quelli che sono gli altri progetti che avete in cantiere. Beh, come dicevo, Lending Sales si incastra in una piattaforma di servizi, fondamentalmente di cui fa parte, dedicata alla gestione dell'onboarding, degli aspetti legati all'onboarding, della clientela. Ecco, l'innovazione che noi stiamo introducendo è basata proprio sull'impiego delle ultime tecnologie da questo punto di vista, in particolare adesso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento biometrico, tale per cui abbiamo ottenuto nel 2019 un brevetto in questo senso, quindi un brevetto che certifica la innovatività della nostra app di onboarding dei documenti del cliente e quindi di riconoscimento del cliente. Questa app è integrata nel nostro mondo, sarà in generale, quindi sarà anche integrata al mondo Lending Sales e a questo poi si aggiungeranno altri spunti di innovazione legati sia alla sicurezza che al modo attraverso il quale vengono tracciate determinate attività o certificati gli output del nostro lavoro, in particolare antifrode, di cui avremo però occasione e modo di parlare nei prossimi. Molto bene, grazie Salvatore per le cose interessanti che ci hai raccontato. Intanto, un saluto. Grazie Paolo, un saluto a te, a Simply Biz e a tutti coloro che ci hanno visti. Salutiamo anche noi i nostri spettatori. Intanto, vi facciamo un in bocca al lupo e vi auguriamo buon lavoro e diamo appuntamento a tutti gli spettatori alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Grazie.